Credo che sia stato davvero interessante, un bel connubio fra montagna, sport, direi anche fra belle personalità, perché sia Paolo Cognetti che Federico Pellegrino, ma anche lo stesso dottor Mantovani, credo siano stati davvero interessanti. E nella loro diversità tutti hanno trovato il punto comune in questo direi quasi mondo completo che è la montagna. La montagna offre diverse facette, no? Che però possono essere tutte messe in relazione e permettere delle crescite personali. Quindi fondamentalmente credo che sia stato un bell'inizio perché abbiamo proprio avuto questa percezione di questi mondi diversi e nello stesso tempo simili che si sono incontrati. Lo sguardo dell'assessorato però è già rivolto verso il 2018. Sì, devo dire che da quando sono entrata nell'assessorato, quello che trovo è che ci sono delle belle iniziative che non sono messe in rete e credo che sia invece importante avere un quadro generale, una panoramica generale su tutta l'attività culturale annuale. Quindi l'idea che ho dato anche alle strutture, che devo dire sono molto collaborative, stanno lavorando con molta serietà, è di fare appena la settimana successiva o comunque entro i 15 giorni, a caldo, finito l'evento, un summit proprio per trovare sia i pro che i contro dell'edizione passata e riuscire a programmare con un certo tipo di anticipo, ma nello stesso tempo anche con una libertà di pensiero diversa, l'edizione successiva, perché credo che l'edizione di Le Mans, al di là di chi possa essere al governo della Regione Valle d'Aosta, debba essere comunque considerato come un momento culturale ormai focale nella primavera valdostana. Quello che stiamo iniziando ad avere nei pensieri è magari qualche piccola, diciamo, lemo itinerante o anche in qualche comune che sicuramente può attrarre e può nello stesso tempo portare qualche segnale innovativo nei vari territori della nostra regione, che poi sono anche quelli che ispirano gli autori dei libri. E quindi penso che sia interessante proprio andare su quei luoghi. Nello stesso tempo abbiamo iniziato a renderci disponibili anche ad ascoltare quali sono le proposte, quali sono magari i pensieri costruttivi anche dei cittadini valdostani per migliorare le Mo. E quindi chi vuole scriverci può farlo sulla mail istituzionale as-istruzione@regione.vda.it con oggetto Le Mo 2018 e scrivere le proprie proposte. Chiaramente contiamo e confidiamo in cittadini non troppo prolissi, ecco, però sicuramente su delle puntuali sollecitazioni, su delle puntuali migliorie che possiamo fare, noi ci siamo. Farlo diventare anche un evento, dargli anche un assetto più turistico? Beh, questo l'abbiamo già fatto quest'anno. Chico Pellegrino è stato contattato dall'assessore Restano, che in questo periodo sta comunque anche contattando Federica Brignone. Si sta ragionando su degli interventi anche più importanti con altri personaggi. Quindi credo che questa collaborazione è iniziata e sicuramente si allargherà su altre iniziative.